Noi che stiamo per esempio a Pantelleria lottando con il comune per ottenere e fare tutto, il comune di Procida ha fatto questo sforzo, guardate che non è una cosa semplice, ci ha messo anche un delle sue in questi ambienti. Allora, grazie per il vostro intervento, ovviamente vi saluto a nome di tutta la comunità, del sito dell'amministrazione comunale, del mio personale, per quanto che si trova la cultura. È vero, non è stato facile difendere questo spazio per tutti questi anni nei quali naturalmente abbiamo combattuto con grandi difficoltà e grandi incertezze sull'esito, però mi pare che il risultato sia quello che avete realizzato da un punto di eccellenza a Procida. E naturalmente questo devo dire grazie, l'avete visto e lo notavo e riflettevo qualche minuto fa al grande entusiasmo di questo straordinario personaggio che abbiamo, che è Massimiliano Marzi, ma naturalmente non sto scherzando con questo video. Basta, adesso andiamo tutti ospitali. State, vi prego però di tenere conto, perché ad esempio anche il Giorgio Ancella, che stiamo in un posto straordinario, naturalmente questo non è il momento dell'amministrazione. Questo era, secondo la mia identità, addirittura la prima residenza di Giovanni da Procida. Stiamo parlando del 1200 di Mestre Siciliano, probabilmente non era esattamente così, era un piccolo presidio. Poi è diventato il conservatorio delle orfane, oggi è sede dell'università, praticamente qui c'è la prima seconda, c'è naturalmente il suo rosso, a sopra c'è l'orientale, l'organizzazione di stage, conventi, chiedete tutto quello che volete. Se questa fosse la platea, probabilmente sarà il figlio, ma non sarà così. Grazie a tutti, memorabile il vostro soggiorno qui a Procida. O sul ponte io mi affiderò invece alle cure del dottor Durano. Sì, io sono archeologo, però lui è, come si dice, il padrone di casa, perché il dottor Durano è è l'agente alla vana sul posto di tutti quanti i problemi che perdevano a privare, è vero, perché ogni volta che c'è qualche problema cade sulla destra del dottor Durano. E però per noi è